Ciao, bentornati sopra l'impentola. Dal terzo libro di Anna passiamo al quarto, Anna di Windy Poplars, che significa pioppi ventosi, ed è il nome del luogo dove lei va a vivere. Finiti gli anni alla Redmond, ottiene un posto come una preside giovanissima. In questa cittadina dove all'inizio la vita non è molto semplice per lei, e avendo lei rubato, tra virgolette, il posto di preside al nipote di una delle più prestigiose, o per meglio dire influenti, ecco, famiglie del luogo. Quindi Anna si trova praticamente contro tutto il paese. Trova alloggio in una casa che anche in questo caso è un piccolo mondo e soprattutto è un luogo particolarissimo, molto diverso dalla casa di Patty dove è andata ad abitare nel terzo libro, che era un piccolo cottage, quasi un luogo magico, fatato. Nel bel mezzo di una città invece fatta di case più austere, di palazzi, era come un posto arrivato da altrove, come calato lì da tutt'altro mondo. Qui invece si ritrova in un luogo situato su Viale degli Spiriti, e già questo ovviamente lo rende appetibile e lei desidera andare a vivere lì. Perché già solo dal nome è il luogo da romanzo dove lei può vivere, solo lì. E va a fare un colloquio conoscitivo nella casa dove vivono queste due signore, zia Chatti e zia Kate, due vedove che convivono in questa casa. Con loro c'è una domestica che è una lontana parente, quindi è una via di mezzo tra una domestica, una governante, una di famiglia e un po' una, non lo so, le viene fatto credere di essere lei a decidere, perché questa signora, Rebecca, ha questo carattere. Che se provocato reagisce al contrario. Quindi le signore si mostrano restie a voler Anna come inquilina e subito Rebecca l'accetta, le dice che non possono lasciarla andare altrove, è la coinquilina perfetta, è una ragazza, e quindi decidono di prenderla. E Anna scoprirà pian piano che ognuna di queste donne nasconde in realtà un carattere, un animo molto diverso da quello che all'apparenza si vede, e soprattutto convivono in questo balletto di sì, no, e di così sotterfugi per poter ottenere, sapendo come ottenerlo, quello che desiderano. Quindi Anna viene accolta. E le viene data una camera in una torretta di questa casa, una torretta che ha una vista a 360 gradi su questa baia, con questo porto dove al tramonto tutto si illumina di rosso. Accanto a lei c'è questa casa invece molto austera, molto buia, circondata da alberi, dove vive una bambina, Elizabeth, con cui instaurerà un rapporto di amicizia e di fiducia reciproca, che la porterà anche a fare tanto per lei e ad aiutarla a crescere e a darsi una possibilità per il futuro, perché Elizabeth è uno spirito affine, ma intrappolato in questo mondo rigido e tetro, governato da questa nonna molto severa. Ovviamente, Anna in questo luogo troverà i suoi posti magici, il suo bosco, i suoi luoghi, diciamo, di
dove ritrovare un po' la se stessa che viveva a Green Gables. E pian piano, dopo una serie di eventi vari ed eventuali, riuscirà a diventare parte integrante anche di questa comunità. Ecco. È un libro fatto in parte sotto forma di lettera. Abbiamo le lettere che lei scrive a Gilbert e poi abbiamo parti di narrazione. Si vede proprio la differenza dalla scrittura, dal formato scelto. È un po' più noioso in alcuni punti rispetto agli altri, soprattutto all'inizio, dove sono solo lettere e dove lei spiega, parla, è molto prolissa, però è il suo modo di esprimersi. Riconosciamo in lei l'Anna che conosciamo molto bene. Poi però, quando inizia un attimino a subentrare la parte di narrazione, quindi di azione, è un libro molto bello e soprattutto quando lei inizia a entrare in questa comunità. La comunità per accettarla, per queste famiglie accomunate tutte dallo stesso cognome, dallo stesso sangue, diciamo, iniziano a invitarla man mano a cena e in tutte queste cene noi siamo presenti e conosciamo dei personaggi particolarissimi con una storia familiare incredibile. Quindi abbiamo questo incontro con persone inimmaginabili, ecco, con dei passati e appunto degli antenati famosi piuttosto che storie di fantasmi, omicidi, c'è un po' di tutto, quindi è di grande intrattenimento. Non è emozionante come l'altro, come il terzo, perché sono questi 3 anni in cui lei fa da preside lì e è il tempo in cui Gilbert deve finire la scuola di medicina e loro si danno questo tempo, diciamo, per lavorare, per stare separati e per progettare idealmente il loro futuro che, non lo so, forse nel quinto libro prenderà più forma. Non ne ho idea e non vedo l'ora di leggerlo, ovviamente. Parte un po' lento, non fatevi scoraggiare. Perché comunque ne vale la pena, una lettura piacevolissima, il finale è delicato, molto bello, non con quell'impatto pazzesco del terzo, ma rimette a posto, diciamo, alcuni tasselli che andavano sistemati. E anche la partenza dal Diario degli Spiriti, da Windy Poplars, è molto commovente, quindi la storia prosegue e prosegue in una maniera comunque estremamente godibile e piacevole. Io vi saluto anche perché i rumori si fanno sempre più forti e credo sia veramente disturbante. Io mi auguro che non si sentano nella fotocamera, ma ho i miei dubbi, quindi dopo quando riascolterò vedrò. Per ora vi saluto. Fatemi sapere se la serie di Anna vi è piaciuta. Io non farò altro che consigliarli perché credo che siano veramente delle letture perfette e soprattutto per questo periodo. Credo che l'autunno, questo momento in cui la natura cambia, in cui l'estate lascia il posto a una stagione un pochino più malinconica, di raccoglimento, di casa, sia il momento perfetto per fare visita a Green Gables, ad Anna e per entrare in questo mondo perché è veramente una lettura da coperta, tazza di tè e magari anche un bel caminetto acceso non sarebbe male. Io per ora vi saluto, vi auguro buone letture e noi ci vediamo presto. Ciao!